Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buonasera mister. La squadra oggi, insomma, non meritava per l'atteggiamento, per la... poi magari le chiedo anche sul fallo di rigore di Zemaili, secondo me ha fatto una buona partita oggi il Bologna. Le chiedo poi anche una curiosità, a parte quel fallo di Zemaili, io ho visto una marcatura quasi a uomo di Mbaye su Perisic, se lei l'aveva studiata, perché dall'altra parte l'ho chiesto a Pioli, D'Ambrosio andava spesso su Verdi, lo seguiva quasi a uomo, e quindi ho visto la stessa cosa da questa parte, gli volevo chiedere anche questa curiosità, grazie. No, beh, il fatto che i due esterni alti, quindi Verdi e Krejci, dovessero dare copertura, quello sicuro, però nel primo tempo abbiamo ceduto un po' in quello, soprattutto quando Perisic si accentrava molto, lì era il momento di scambiarselo un po', e quindi infatti tra il primo e il secondo tempo ci siamo un po' spiegati e confrontati su quello per far capire a Ibra quello che andava fatto, anche se poi non abbiamo corso mai grossi pericoli, però quella era un'eccessiva, come dire, preoccupazione nell'andare a prendere Perisic, anche quando lui si accentrava molto, addirittura si spostava anche, non dico dalla parte opposta, ma quasi, e lì invece deve poi consegnarlo al centrocampo, comunque al centrocampista di settore, e lui rimanere nella zona di copertura. Però al di là di questo direi che i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, insomma, faccio veramente fatica a rimproverare qualcosa, se no qualche sfumatura, perché comunque hanno lottato, hanno contrastato, hanno anche cercato di creare, è chiaro che poi in fase di finalizzazione ci vuole un po' di lucidità in più, un po' di freddezza in più, perché qualche palla messa meglio, è un po' più precisa, voleva dire veramente occasione importante, no? Viene in mente quella di Nogi all'inserimento di Zemaili nel primo tempo, oppure ancora un paio di situazioni capitate sull'esterno, che poi con la palla messa dentro da Simone, da Verdi, magari un po' più precisi in quell'assist, vuol dire trovare poi l'occasione di fare gol. È chiaro che quando va in vantaggio poi contro una squadra come l'Inter diventa, come dire, gli spazi poi si aprono, ti concedono i contropiedi, quindi diventa un po' più semplice, e noi dobbiamo essere bravi a incidere in quelle circostanze lì. Questo forse è un po' il limite che abbiamo avuto. È chiaro che poi nell'occasione del gol subito lì ci vuole anche quella, come dire, quella convinzione, quella cattiveria nel non perdere i contrasti in quella zona di campo, ma comunque sì, anche se lo perdi, quel giocatore non deve andare via con quella facilità, ma deve essere contrastato meglio, e quello che poi sono piccole sbavature che con giocatori importanti come l'Inter poi dopo ti fanno gol e ti puniscono, e questo è il rammarico più grande, perché i ragazzi, ripeto, hanno fatto tutto quello che ci eravamo detti, con grande spirito, con grande volontà, e quindi sono amareggiato per questo, sono dispiaciuto per loro, perché non raccogliere neanche un punto oggi è veramente un peccato. Prego. Ciao Roberto. Ciao. Mi hai un po' anticipato sul gol, perché mi pare che nella tipologia sia abbastanza simile a quello che avete preso dal Milan, anche se quello è arrivato più tardi, no? L'azione sulla destra, palla in mezzo, bassa. No, beh, direi di no. No. Cioè, poi magari la finalizzazione è stata, come dire, sul secondo palo, o meglio in mezzo alla porta, però non è la stessa, come dire, la stessa azione, che qui avevamo la palla centrale, se non sbaglio è andato in contrasto Taider con Banega e ha perso il contrasto, e lui è riuscito poi a mettere dentro questa palla sull'esterno, che poi è stata finalizzata da Gabigol, lì su quel contrasto, su quella convinzione lì nel vincere quel tackle diventa poi fondamentale, ma questo succede fuori dalla nostra area oppure fuori dall'area opposta, perché quel contrasto lì vinto o perso vuol dire innescare un'azione pericolosa per gli avversari, oppure estremamente pericolosa per te se la fai dalla parte opposta, no? È quello che bisogna avere più convinzione nel riuscire a fare, e quindi poi fatalmente ti costa punti, ti costa risultati, dobbiamo essere bravi a reagire.
So che hai già parlato del rigore, è chiarissimo nelle immagini, l'arbitro non era lontanissimo, però volevo farti una domanda. 4-5 metri. Però volevo farti una domanda, come si fa a ripulire la testa quando cominci a infilarti in un imbuto in cui gli arbitri fanno tanti errori, perdi sempre nel quarto d'ora finale? Beh, bisogna lavorare sugli 80 minuti precedenti, ancora di più, perché magari puoi concedere qualcosa negli ultimi 10 minuti, come purtroppo ci è successo, come nessuno è successo in Serie A quest'anno, e questo è indubbiamente un nostro difetto, ma gli 80 minuti precedenti possono voler dire incidere molto e comunque mettersi nelle condizioni per far sì che un gol alla fine possa anche non cambiare il risultato, no? E quindi avere quella lucidità, quella bravura, quella capacità nel mettere le palle giuste quando ti capitano e finalizzare anche noi, questo dobbiamo essere bravi a fare. Questo non vuol dire che dobbiamo essere superficiali negli ultimi 10 minuti, perché assolutamente non è così, però si può fare anche, e dobbiamo cercare di fare qualcosa di più anche nei primi 80 minuti, no? E questo è il lavoro che dobbiamo metterci in testa di perseguire e di ottenere. Salve, buongiorno. Chi ha lavorato molto, soprattutto nel secondo tempo, meglio, è il sostituto di destro, Petkovic. Ha fatto 90 minuti, un po' una tua valutazione, ecco, su... No, mi è piaciuto, è chiaro che per lui era la prima partita di fronte a un avversario del genere, soprattutto di fronte a uno stadio di questo tipo. E quindi secondo me inizialmente un po' di emozione c'è stata e un po' di difficoltà in questo c'è stato. Lui è chiaramente non una prima punta, anche se oggi ha fatto il suo lavoro in maniera molto, molto bene, mi è piaciuto, sono contento per lui, sono soddisfatto di quello che ha fatto. È chiaro che deve avere di più l'idea di andare anche a finalizzare, e questo è un motivo di crescita che lui deve cercare di perseguire, e noi dobbiamo aiutare a fare questo cammino insieme. Però la sua prestazione è stata sicuramente positiva, questo mi è piaciuto, sono contento. Ma durante l'intervallo lei un pochino ha detto vai tranquillo un pochino, perché è contrattino, no, nel primo tempo? È chiaro che poi sia un po' sciolto da questo punto di vista, e deve imparare anche un po' quelle malizie che i difensori, soprattutto come dell'Inter, hanno, no, nel sapere andare a contrastare anche un giocatore che ha una fisicità importante come lui, e quindi anticipare quel movimento e quindi prepararsi, tutta quella fase preparatoria per riuscire a gestire poi la palla, lui deve ancora, come dire, impararla bene, e sono convinto che comunque ha tutti i mezzi per diventare un giocatore importante. Al di là degli episodi clamorosi, quello di Genova e quello di oggi, a me ha dato molto più fastidio la conduzione di gara di Mazzoleni, perché è stata una conduzione proprio per me inaccettabile. Io ho già detto tanto settimana scorsa sull'arbitraggio o sugli assistenti, e non voglio più stare a fare i soliti discorsi, perché insomma li vedete voi le cose, e quindi valutatele voi, perché poi diventa un po' una barzelletta, no? Se continua a dire le cose, oggi l'arbitro ha fatto questo, ha fatto quell'altro. È chiaro che quando fai un'osservazione a un arbitro e ti senti dire sempre l'arbitro ha valutato così, è già finita la discussione, è già finito il confronto, no? Perché vuol dire che l'arbitro comunque non sbaglia mai, perché è una valutazione, poi che sia giusta o sbagliata, però è una sua valutazione, quindi va bene così, non aggiungo altro. Ministro, scusi, volevo tornare un attimo su Petkovic, che ha colpito molto anche la fiducia dei compagni, che nel secondo tempo lo hanno sempre cercato, e invece parimenti i due esterni, volevo chiederle un giudizio, perché cioè, di fatto col 4-3-3 se i due esterni poi non graffiano mai diventa difficile essere pericolosi, o no? Beh, ma questo è il nostro modo di giocare, questo è il nostro modo di sfruttare un po' i nostri giocatori, poi è chiaro che magari qualcuno può essere anche un po' più stanco, qualcuno deve ancora trovare la condizione migliore, però ci vuole un po' più di intraprendenza, ci vuole un po' più di positività nel convincersi che si può fare, si può incidere di più, no? E quindi è chiaro che giocatori come Simone Verdi, come Rizzo quando gioca, o Di Francesco, devono avere più questa consapevolezza, no? Di essere intraprendenti, che
vuol dire anche sbagliare molto, ma se uno sbaglia molto vuol dire che fa anche molto, no? Non è corretto quando invece uno entra poco nel gioco, si fa vedere poco, è poco come dire, presente. Questo non bisogna farlo, però insomma io so che ce l'hanno messa tutta, poi dopo magari una punizione, una palla tirata bene, possono cambiare i volti di una partita. Oggi Simone ha avuto due o tre punizioni dove lui le sa calciare meglio e dove non ha inciso da questo punto di vista, e quindi sono tutti quei fattori che per una squadra, nell'economia di una squadra come la nostra, vanno a pesare molto, insomma. Prego, collega. Buongiorno mister, volevo chiederle che cosa è cambiato a livello tattico nella sua squadra con l'inserimento di Ansaldi in fase di non possesso. No, non è cambiato pressoché nulla, siamo rimasti così, se non che ci siamo poi modificati anche noi dal punto di vista tattico quando siamo andati in svantaggio, però il fatto che abbiamo messo un giocatore come Ansaldi è chiaro che può avere, come dire, una fase di spinta superiore a quella che magari ha un altro giocatore dell'Inter, però insomma dal punto di vista tattico non è che abbiamo sofferto il fatto che Ansaldi potesse spingere di più, dovevamo solo essere più attenti, più accorti e più bravi nel saper prendere e scaricare la marcatura di un giocatore che magari si accentrava, come succedeva nel primo tempo con Perisic e con Mbaye, ma poi per il resto dal punto di vista tattico non è che ci sia stato, come dire, una difficoltà. È giusto per ricostruire il gol subito, no? Palla persa in contrasto al limite dell'area, cosa succede dopo e come avrebbe dovuto muoversi la tua linea difensiva? Perché no, Bravanega poi fa il giro sull'esterno, se vogliamo, è chiaro che il contrasto perso non al limite dell'area, ma perso 10 metri fuori dall'area, è quello subito, poi l'essere subito pronti in seconda battuta a raddoppiare e andare quindi a contrastare ancora Banega, mi sembra che aveva vinto il contrasto con Taider, e poi è tutto un susseguirsi un po' di cose, no? Perché quella palla filtrante che lui mette sull'esterno, quella è una palla che non deve passare, quello è un passaggio che tu gli puoi concedere, ma sull'esterno, dove poi lo vai ancora a prendere e farsi infilare lì, è chiaro che è stato poi determinante ai fini del gol. Però insomma qualche sbavatura ci può anche stare, insomma qualcosa una squadra importante come l'Inter la puoi anche concedere in quella fase. Non devi perdere il contrasto lì devi essere convinto e deciso a stroncare sul nascere quel tipo di azione. Purtroppo ormai sono andate così, chi ha perso il contrasto sa di aver fatto di aver commesso un errore, quindi amareggiato più di tutti quanti, e non c'è molto da aggiungere, insomma. Bossini, l'ultima. Mister, le chiedo una cosa, perché la risposta è stata similare a quella di ieri, cioè sembra quasi che il gol nell'ultimo quarto d'ora sia un fatto endemico ormai, nel senso che dici giustamente, pensiamo agli 80 minuti prima, 75 quelli che sono, giusto, però sì, della marmotta, cioè sempre vero, la stessa cosa. È vero, è indubbio, è indiscutibile, insomma, ma come ho detto prima, spesso e volentieri quando si succede a tutti i livelli, no? Quando dici guarda che stai attento a quella cosa, puntualmente quella cosa ti succede, no? Quindi a volte anche togliere un po' l'attenzione da questo, ma lavorare su altri aspetti può essere vantaggioso, secondo me. Quindi che abbia subito tanti e troppi gol e perso partite e punti nei minuti finali, questa è indiscutibile e dobbiamo essere più bravi. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.